Eccomi di nuovo qua e oggi vi ho portato un trucco super super veloce, semplice, che è un'ispirazione di sunstripping, che sarà la tendenza, che è la tendenza per l'estate 2016. Non so se questa sarà una di quelle tendenze che coinvolgerà tutte, come è stato il contouring che abbiamo fatto per tutto l'inverno. Adesso ci tocca il sunstripping, la tendenza dell'estate, che non è niente più che riprodurre il trucco naturale con una pelle ben coperta, però che si vedono la bronzatura, come qui potete vedere in questa luce. Non vedete tanto, penso, però quella pelle uniformata, coperta da una base, ma molto naturale, un effetto. Sono bella così e sono appena uscita dal mare, più o meno. Spero vi piaccia questo tutorial. Se vi piace questa tipologia di video un po' più chiacchierona, fatemi sapere qua sotto sui commenti, lasciate tanti 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 like e andiamo subito al tutorial. Quindi iniziamo subito il nostro tutorial. Io inizierò idratando la mia pelle con questa acqua termale della Avène. Una idratazione leggera, ottima anche per l'estate. Adesso la faccio asciugare un attimino. Come base trucco, siccome è un trucco leggero, appunto un trucco estate, io utilizzerò questo BB cream della Pupa Makeup. No, solo Pupa. BB cream più primer professional di Pupa. Io sto adorando questo BB cream perché ha una copertura media alta, anche per un BB cream, e lascia la pelle molto luminosa. Quindi è un finish luminoso, non molto luminoso, però carino. E il mio è nella colorazione 002 Sun. Applico così un po' su tutto il viso. Poi vengo con la Beauty Blender un po' bagnata. Adesso andrò a correggere le mie sopracciglia. Io utilizzerò questa matita matte della Smashbox, che è il Brow Tech Matte Pencil Dark Brown, il colore Dark Brown. Utilizzerò questa matita così più sottile, perché questa dà una linea più sottile, ovviamente, quindi rimane più naturale, ed è questo l'effetto che vogliamo. Io ho anche le sopracciglia un po' da fare, che dà un effetto ancora più naturale di così impossibile. Appunto, le ho lasciate apposta, certo. Potete usare una matita temperabile, anche da quasi lo stesso effetto, basta andare molto leggera con la mano, facendo dei piccoli delle piccole tracciate. Così, eccolo. Così dà questo effetto più naturale, sopracciglio riempito ma non molto fake. Potete usare anche le polvere vanno bene. Invece quello in crema non credo dia il risultato molto naturale. Li pettino per sfumare un po' questo tracciato. Ecco, le sopracciglia non devono rimanere... Per questo trucco le sopracciglia non devono rimanere molto pettinate, ordinate, definite, no. Al contrario, devono essere molto naturali, come appena uscito dal mare. Ecco, io esco dal mare così. Non è vero. Finito le sopracciglia, andrò a correggere le mie occhiaie. Quello che sto utilizzando è il Fit Me di Maybelline nella colorazione 35, che l'ho scoperta da pochissimo, questa colorazione che è perfetta per le mie occhiaie, che le copre praticamente tutte. La sto adorando. Ed è ottimo anche
perché sul mio colore di pelle, se non ho voglia di truccarmi, applico solo questo ed è sufficiente. Faccio un po' i bordi, giusto per sfumare. Io ho questa brutta abitudine di guardare di qua dove c'è lo schermo. Devo guardare qua. Qua devo guardare. Poi il resto lo sfumo con le dita, perché trovo che sia più naturale, rimane una coprenza maggiore, così non devo applicare più prodotto, almeno nella maggior parte delle volte. Come vi ho detto, la Beauty Blender assorbe un po', quindi per me il miglior modo comunque è con il dito. Il nostro pennello più delicato possibile. E poi abbiamo tutte le misure. Applico un po' anche su... Applico no, col dito sporco vado un po' a passare sulla palpebra mobile e anche un po' sulla fissa, giusto per uniformare il colorito. Non sono mai contenta. E vado subito a fissare questo correttore, se no mi va nelle pieghe, perché io ho un po' di pieghette. Vado a fissare con questo, con questa polvere libera di Egyptia, che sarebbe una simile a quella di MAC, quella traslucida di MAC. E applico solo qua sotto sulle occhiaie per non togliere la luminosità dalla pelle. Mascara, perché anche su un trucco naturale, se è un trucco, io non riesco a stare senza il mascara. E il mascara di oggi sarà questo Shocking della Yves Saint Laurent, però nella colorazione 2, che è un marrone, che appunto rimane una cosa più naturale. Un trucchetto per il mascara: quando inizia a seccarsi, potete, non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, se lo sapete già, bene, è una conferma. Quando il mascara inizia a seccarsi, ad esempio questo, non lo utilizzavo da un po', lo porto a bagnomaria per un pochino, che si riscalda e si scioglie. Si scalda e quindi si scioglie e rimane di nuovo applicabile, diciamo. Quindi mascara sotto e sopra, per dare un po' più di definizione all'occhio. Le pettino un pochino qua per togliere i grumi, anche questo è importante, è un trucco naturale. Le sopracciglia con i grumi, no, sopracciglia già. Le ciglie con i grumi sicuramente non è una cosa naturale, quindi ecco, ciglie mascherate e sgrumate. Adesso facciamo la parte della abbronzatura. Io utilizzerò questo blush di Benecost, che è il Powder Blush Natural di Benecost, nella colorazione Toasted Toffee, e lo applicherò con un pennello da blush, quello classico. Applicherò in tutta questa zona, dall'orecchio fino all'altro orecchio, proprio una fascia ben concentrata di questo blush. Potete utilizzare un blush, una terra, l'importante è che sia un po' più calduccio, un colore un po' caldo, perché deve rimanere appunto come la scottatura, se così si può dire, della spiaggia, no? Di quando usciamo dalla spiaggia, ad esempio, io esco un po' rossa qua, e anche qua, e dove più o meno applicare e applicheremo questo blush o la terra. Applichiamo anche un po' qua al centro della fronte e un pochino qua. Sembro scottata dal sole,
Secondo me sì. Ok, partiamo alla parte del... Oddio, delle sarde. Aspetta un attimo. Google Translator. Ah, delle lentiggini. Ecco. Delle lentiggini. Iniziamo con la parte delle lentiggini. Io utilizzerò una forcina, una molettina e una colorazione di marrone fredda, tipo questa qua. Io utilizzerò questa. Andiamo a sporcare la puntina di della forcina nell'ombretto, dentro l'ombretto, e poi andremo a picchiettare sul viso in questo modo, dove vogliamo le nostre lentiggini. Questo è sicuramente il modo che mi piace di più, perché viene un effetto più naturale, perché appunto se facciamo si può fare con un pennello, si può fare con la matita, ma comunque viene più o meno tutti i puntini della stessa misura, che non è il massimo, perché le lentiggini non sono tutte uguali. Io mi concentrerò più su questa fascia e anche un po' qua e qua. Dove rimane un po' più segnata, ad esempio qua, picchiettiamo con le dita per rendere l'effetto più naturale. Molto delicata per non far sbavare il trucco e se no rimane tutta una macchia senza fine. Ci vuole un po' di tempo per fare. Quindi mezz'ora dopo abbiamo le nostre lentiggini. Molto carina, molto naturale. E non possiamo ovviamente lasciare le labbra così, no? Quindi applicherò questa matita labbra della Y con la colorazione mandorla nella colorazione mandorla 30 e la applicherò leggermente sul bordo. È molto molto sfumato, applicherò questo matitone della Deb nella colorazione Temping 68 Peach, che rimane molto naturale, quindi lo applico picchiettando così, giusto per dare un effetto glow però con le labbra. Se volete anche intensificare un po' di più questo effetto abbronzatura, applicate qua sotto sulle occhiaie un correttore più chiaro, il vostro più chiaro che usate per illuminare. Io comunque devo rimanere truccata così e quindi non le applicherò, anche perché l'effetto già così mi piace. Comunque il make up è questo. Adesso mi sistemo un po' i capelli, che sono nel mio day after. Finalmente trovata un'angolazione e quindi qua ho deciso di applicare un correttore più chiaro, giusto per intensificare l'effetto della mia abbronzatura, sun stripping, e vedete bene le mie lentiggini. Sembra che sono appena uscita dalla spiaggia, molto abbronzata. E quindi ragazze, questo è l'effetto sun stripping. Spero vi sia piaciuto il mio modo di fare. Questa sicuramente non è una tendenza da adesso, è una cosa che già si usa abbastanza, si vede un po' sempre, un po' quasi sempre,
cioè si vede da un po' sui set di moda, sui set fotografici, sulle sfilate, però adesso l'hanno riportato, lo vogliono proporre per le donne comune. Vediamo se questa tendenza prenderà, coinvolgerà tutte. Spero vi sia piaciuto questo tutorial, piaciuto l'idea, piaciuto il video. Se vi è piaciuto lasciate il vostro like qua sotto, lasciate i vostri commenti e inviatemi le vostre foto se lo fate questo trucco. Voglio vedere, ci tengo tanto, quindi taggatemi hashtag ragazza vanitosa, oppure potete inviarmi su un messaggio nella mia pagina Facebook ragazza vanitosa. Vi lascio qua il nome dei miei social, aggiungetemi. Ho già chiacchierato tanto, spero vi sia piaciuto, un bacione e alla prossima.